Nomina assessore De Mossi incontrerà Vescovi, che intanto afferma: noi faremo i nomi, ma deciderà il sindaco. MPS, il ministro dell'economia Tria, toglie dal tavolo l'ipotesi nazionalizzazione voluta dalla Lega. Non è più tempo di banche pubbliche. Dopo ristrutturazione, il tesoro uscirà. ZTL è presa d'assalto dai turisti. La triste situazione che si ripete a Siena nei mesi estivi. E adesso lo sport. La Robur ancora in attesa della graduatoria sui ripescaggi per la Serie B. Pensa al mercato. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV. Apriamo con la politica. Si torna a parlare di giunta. Manca sempre meno, infatti, alla definizione da parte dei vertici della Lega di un nome che coprirà il ruolo di assessore al decoro urbano, aree verdi e ambiente. Per venerdì intanto è in programma un incontro tra il sindaco De Mossi e Manuel Vescovi. Sentiamo in tal proposito il servizio di Bianca Maria Oliveri. A quasi un mese dalla presentazione delle dimissioni di Nicoletta Cardin, non si ha ancora il nome dell'assessore al decoro urbano, aree verdi ed ambiente, che dovrà essere una donna per conformità a quanto previsto dalla norma sulle quote rosa. Lo scorso 25 luglio Marco Landi, commissario provinciale della Lega, aveva dichiarato a Siena TV che la subentrante avrebbe dovuto essere garanzia di affidabilità, capacità e senesità. A due settimane di distanza abbiamo raggiunto telefonicamente il senatore Manuel Vescovi per fare il punto della situazione. Venerdì un incontro con il sindaco di Siena Luigi De Mossi, ne uscirà il nome dell'assessore che prenderà il posto di Nicoletta Cardin? Ma se uscirà in quella sede lì non lo so, sicuramente ci incontriamo per discutere e trovare la migliore soluzione. Ecco, quali criteri in base a cui verrà scelto il nome? In base alla competenza, per cui una persona con base alla competenza, in base a quello, alla sua storia, in base alla delega che ci ha dato il sindaco, poi naturalmente deve valutare anche il sindaco ed è lui che aspetta l'ultima parola finale. Noi indicheremo una rosa di nomi e poi il sindaco deciderà. Per riguardo, io le faccio questo esempio: noi 3 anni fa abbiamo scelto una senese per fare l'assessore ad Arezzo e inizialmente c'è stato un po' di resistenza su questa cosa. Alla fine è risultato una scelta vincente, una persona straordinaria, parlo della Tiziana Nisini, che ha dato un contributo importante a una città come Arezzo, per cui a volte insomma, la città, la residenza è importante, però bisogna vedere anche la capacità e l'amore che hai per quel territorio. Anch'io sono veneto, vivo in Toscana da 12 anni. Ancora politica, il Partito Democratico si prepara alla sospensione di coloro che hanno sostenuto Alessandro Pinciani e inoltre si avvicina anche il rimpasto dell'Assemblea provinciale entro il 3 settembre, proprio la data della sua indizione. A commentare la situazione attuale la vice segretaria Raffaella Senesi. Vediamo. Intanto c'è stata una direzione dove abbiamo approvato un documento all'unanimità e dove abbiamo tutti insieme deciso di continuare questa strada e di fare un programma tutti insieme, tutte le tre diciamo, componenti che si erano presentate al congresso, Valenti, Bernazzi ed io, ci sarà un cambio dell'esecutivo e insieme diciamo, stabilire i 3-4 punti dove questo partito è in qualche modo, non voglio dire più debole, però deve attenzionare maggiormente, perché non possono essere, diciamo, non può essere un progetto non condivisibile che il partito possa intraprendere anche per le prossime tornate elettorali. C'è le europee, cioè non c'è solo le politiche, ci sono anche altri appuntamenti che sono le regionali, il segretario nazionale, insomma ci sono tante cose che secondo me il nostro partito potrebbe effettivamente avere un obiettivo comune, specialmente a Siena credo che debba ritrovare quell'obiettivo comune che forse è stato perso negli anni. Al vaglio del provinciale e del comunale c'è anche quella che è l'espulsione di coloro che hanno appoggiato Alessandro Pinciani. Cosa ne pensa lei? Allora, per quanto riguarda l'espulsione di Alessandro Pinciani, sicuramente la commissione di garanzia farà il suo corso, deciderà che cosa, poi quando uno avrà letto le carte credo che Alessandro Pinciani sia grande e vaccinato per
far valere le sue o far valere o non far valere, diciamo, le sue prerogative. Quindi sarà, però io credo che fino a che le carte non sono nelle mani di Alessandro, non credo che questo possa accadere, insomma, ecco. Passiamo adesso a Banca MPS. Il ministro dell'economia Tria toglie dal tavolo l'ipotesi nazionalizzazione voluta fortemente in campagna elettorale dalla Lega. Non è più tempo di banche pubbliche, afferma. Vediamo il servizio. Banca MPS, oggi controllata dal Tesoro con quasi il 70%, tornerà sul mercato al termine della ristrutturazione prevista con il piano concordato con la Commissione europea e che ha permesso la ricapitalizzazione temporanea dell'azionista pubblico. La Lega vorrebbe tenerla sotto il cappello pubblico, ma per il ministro dell'economia Tria non è il caso. Rocca Salimbeni deve tornare al mercato perché questo è quello che vuole l'Europa e gli stessi investitori. Non è più tempo di banche pubbliche, afferma infatti il ministro. Parlando al Sole 24 Ore, non c'è al momento nessuna ipotesi di nazionalizzare la banca senese. Il ministro dell'economia Giovanni Tria toglie dunque dal tavolo ogni ipotesi di nazionalizzare definitivamente il Monte dei Paschi, espressa in campagna elettorale soprattutto dalla Lega. Il ritorno al mercato è un obiettivo concordato con la Commissione europea e non è in discussione. Claudio Borghi, candidato a Siena e oggi presidente della Commissione bilancio della Camera, ha affermato in merito ai nostri microfoni che si seguirà comunque il contratto di governo, ribadendo che lo Stato dovrebbe rimanere un azionista della banca senese. Il contratto di governo prevede che lo Stato, in quanto azionista di controllo, ridefinisca la missione della banca senese e propone di estendere il diritto al risarcimento anche ai piccoli azionisti delle banche messe in risoluzione. Questo significa che il MEF, oggi azionista al 68%, resti nel capitale, che il piano di chiusura delle filiali venga interrotto e che la guida operativa della banca venga molto probabilmente cambiata. ZTL è presa d'assalto dai turisti, questa è la triste situazione che si ripete a Siena nei mesi estivi, vediamo. Centro storico preso d'assalto da macchine e mezzi di ogni genere, questa è la triste trama di una storia che si ripete ogni estate a Siena, città tra le preferite da parte dei molti turisti che scelgono di passare i mesi estivi nel bel paese. Sono spettacolo oramai noto le molte macchine in contromano nelle strette strade di Siena e posti auto tolti agli abitanti dalle auto parcheggiate in sosta. Siena, città capofila in Italia nell'uso della ZTL, ha da anni chiuso il centro storico al traffico veicolare con la sola eccezione dei motocicli. L'ingresso dovrebbe quindi essere consentito ai soli residenti che trovano già difficoltosa la ricerca di posti auto all'interno delle mura. Figuriamoci nei mesi estivi dove, come già accennato, il centro storico viene preso d'assalto da molte macchine che, non sapendo dell'esistenza del divieto sopracitato, parcheggiano tranquillamente in città. Alle molte segnalazioni condivise anche su Facebook da parte dei residenti non pare però aver fatto fronte nessuno. Negli ultimi anni infatti non c'è stata una vera e propria campagna di informazione verso questa mole importante di turisti che frequentano la nostra città. Ai varchi ZTL sono presenti alcuni cartelli di segnalazione, ma forse non così chiari da far comprendere il divieto a tutti. E se il cittadino protesta, il turista spesso dà la colpa ai molti navigatori satellitari che indicano come percorribile il centro storico di Siena. Il tema non è stato ancora preso in considerazione dalla nuova giunta, che a discolpa ha sicuramente il poco tempo avuto a disposizione. Ma tutti i cittadini residenti in prima fila si aspettano a breve una manovra che possa sistemare una volta per tutte questo scomodo problema. Cambiamo ancora argomento. Il decreto mille proroghe congela i soldi destinati alle periferie. Il PD chiede mobilitazione per i fondi bloccati e il sindaco De Mossi risponde immediatamente. Ho già parlato con il ministro Centinaio. Vediamo il servizio di Andrea Rati. Fa parlare il decreto mille proroghe del governo Conte, che ha bloccato i fondi destinati a vari comuni d'Italia, tra cui il comune di Siena. Quei fondi, pari a circa 11 milioni di euro, sarebbero infatti stati destinati alla sicurezza e riqualificazione urbana delle periferie. Il gruppo PD, con un comunicato, ha chiesto alla città, nella carica del primo cittadino, di far sentire la propria voce, come già hanno fatto tanti comuni italiani. I consiglieri hanno presentato un'interrogazione urgente al sindaco, chiedendo di attivarsi per chiarire se le assegnazioni del comune di Siena possano essere interessate o meno dalla sospensione dei 2 anni prevista al momento del decreto e quali passi intenda fare presso il governo e il Parlamento nazionale per difendere le risorse già assegnate alla comunità senese. Pronta la risposta del sindaco De Mossi, che ha risposto subito al comunicato diffuso dal PD. Ho avuto una lunga conversazione telefonica con il ministro Centinaio in merito all'emendamento al decreto mille proroghe, ha spiegato il sindaco Luigi De Mossi. Ho illustrato quali sarebbero le criticità per Siena e quali progetti questa amministrazione dovrebbe mettere in attesa.
Pertanto, ci riserviamo di trattare questo importante argomento direttamente con i ministri Salvini e Centinaio e con il sottosegretario Giorgetti, con i quali sono in costante contatto. Cambiamo ancora argomento. Siena la moda, questa è la nuova sfida del primo cittadino De Mossi. Vediamo il servizio. Portare la moda a Siena e non una moda qualsiasi, ma quella stile Pitti, fatta di sfilate ed eventi. A lanciare l'idea è proprio il sindaco Luigi De Mossi, come si legge sulle pagine del Corriere di Siena, che intanto ha invitato al Palio stilisti in vista come Prada e Ferragamo. L'obiettivo per il nuovo primo cittadino è quello di coinvolgere i privati e sviluppare una collaborazione con Firenze in una location di primo piano, la scalinata del Battistero. Una proposta che dovrà prima passare dalla Curia a Opera Duomo per diventare realtà, e lo stesso rettore del L'OPA, Gianfranco Indrizzi, ha aperto le braccia all'idea, anche se ricorda come quella passata non abbia avuto poi così tanto successo. Mi pare una proposta suggestiva, sembra passare anche dalla Curia e dall'Opera della Metropolitana per analizzare un po' i contenuti. Mi ricordo che diversi, molti anni fa, un qualche cosa di simile fu fatto sulle scale del Duomo, ma non ebbe un grosso successo. Quindi anche qui si parla di comunicazione, si parla di quello che può essere, la ricaduta sulla città, sull'economia della città, tutto quello che favorisce o agevola la città, ben venga, perché dire di no. Rettore Indrizzi, che ai nostri microfoni ha fatto anche un bilancio della scopertura straordinaria del pavimento del Duomo, vediamo. Si passa di fronte al Duomo e c'è una folla di turisti e non solo. Intanto facciamo un bilancio di quello che è stato il mese di luglio e quindi anche della scopertura del pavimento del Duomo. Come è andata? Allora, il mese di luglio è andata benissimo, con un incremento del 31% dei visitatori. Sono state 84.700 le presenze in più rispetto all'anno precedente. È ovvio che nel 2017 non c'era la scopertura del pavimento e quindi sicuramente questa ha inciso in maniera decisiva sulla quantità dei visitatori. C'è però da dire che il mese di luglio è stato caratterizzato anche da altri avvenimenti, tipo Lucem in Veniet, tipo la scopertura finalmente dopo 2 anni e più di lavori di restauro del pulpito del Pisano. Anche questi sono stati tutti i motivi per i quali sicuramente i visitatori più interessati culturalmente di maggior livello sono affluiti in cattedrale e nel complesso monumentale in genere. Posso anche dire che a parità di periodo i primi 7 giorni di agosto confermano questa tendenza positiva, questo trend all'aumento dei visitatori. Abbiamo avuto un incremento sullo scorso anno del 9,2%, quindi siamo passati dai circa 69.000 visitatori del 2017 a circa, anzi più di 76.000 di quest'anno. Cambiamo ancora argomento, passiamo alla sicurezza in vista del Palio. Si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e il Prefetto ha incontrato il Sindaco De Mossi, il Questore, il Rettore del Magistrato delle Contrade e i comandanti delle varie forze dell'Ordine. Intanto ieri si sono svolte le previsite e il Sindaco ha incontrato i prori delle Contrade confermando i 10 giorni per le memorie difensive. Sentiamo il servizio di Andrea Mari. Si è svolto ieri l'incontro tra i 17 priori e il sindaco di Siena Luigi De Mossi in un clima piuttosto teso e sicuramente non collaborativo, come si aspettava lo stesso sindaco. A far crescere le polemiche però appunto fin da ieri il comunicato di Palazzo che conferma in 10 giorni utili alle contrade per presentare le discolpe e non più 20 come lo stesso sindaco di Siena Luigi De Mossi aveva dichiarato nel primo giorno di previsite. La situazione appare però più chiara una volta analizzato l'incontro a Palazzo con i 17 priori. Come promesso, infatti, De Mossi ha chiesto una deroga al regolamento rimettendo la scelta alla votazione dei 17 onorandi, deroga che, come accennata alcuni giorni fa, modificava in 20 i giorni disponibili per le discolpe. A complicare però i piani del sindaco c'è stato il voto dei 17 priori, il quale ha dato esito avverso. Tra favorevoli, contrari e astenuti la modifica non è passata, con De Mossi che ha così chiuso la riunione durata solamente 20 minuti. Se non c'è l'unanimità, si ritiene di mantenere il termine previsto dagli articoli 98 e 99. Così riassume l'incontro il documento uscito dagli uffici di Palazzo Pubblico ieri mattina.
Inizia quindi con una brusca frenata il processo di avvicinamento tra le contrade e la nuova amministrazione, amministrazione che già nelle proposte di sanzioni ha presentato alla città un nuovo modo di gestire le cose di palio. L'insediamento di una nuova struttura amministrativa a Siena, si legge nella nota di Tirelli, implica una revisione totale del modo di valutare le circostanze relative all'applicazione della giustizia paliesca. Torniamo a parlare di Sei Toscana, le sigle sindacali dopo l'incontro avvenuto ieri mattina con la direzione aziendale di Sei Toscana esprimono in una nota stampa forte perplessità sulle risposte fornite al tavolo di contrattazione. Riteniamo, si legge, che la scelta di sospendere 200 contratti in somministrazione dando la responsabilità ad un decreto denominato dignità sia una beffa per tutti i lavoratori, ma rivediamoci il servizio. A seguito dell'incontro a Siena tra i vertici di Sei Toscana e le organizzazioni sindacali, continua la preoccupazione per le oltre 400 interinali a cui non è stato rinnovato il contratto. La FIT CISL ha espresso contrarietà assoluta al progetto di inclusione sociale proposto dall'azienda. Un'esternalizzazione mascherata, ribadisce, un progetto che taglia salario e diritti, concepito per recuperare cassa, facendo pagare il conto a lavoratori e cittadini, senza ridurre i costi del sistema, ma soprattutto con un rischio di peggioramento della qualità del servizio erogato. Abbiamo chiesto all'azienda, ribadisce FIT CISL, risposte sul piano di rientro dai 4.200.000 euro di disavanzo e sulle coperture del nuovo piano industriale, che sarà presentato al CDA nella seduta in programma il 29 agosto. L'investimento richiesto, a quanto riferito dall'azienda stessa, si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma secondo noi, ribadisce FIT CISL, non garantisce né gli obiettivi di filiera in merito alla qualità del materiale raccolto, né gli obiettivi economici in merito ai ricavi derivanti dalla vendita del materiale selezionato. La cosa sconcertante che fino al 2017 l'azienda prospettava il rientro degli impianti nel perimetro di gara, la valorizzazione delle materie prime e secondarie e l'assunzione di 300 interinali. Che succede? Succede che da circa ormai due giorni siamo circa 200, non so il numero preciso, tutti a casa, tutti lavoratori interinali che erano anni che lavoravano presso questa azienda. Quello che si vuole chiedere, si vorrebbe di riavere il nostro lavoro. È quello che abbiamo fatto per chi 3 anni e mezzo, chi 5, chi 2, perché comunque su questo stipendio e su questo lavoro ci contava, ci aveva creato un futuro per la famiglia. E ritrovarsi dall'oggi al domani senza sapere niente, perché l'azienda non si è mai fatta viva, ritrovarsi tutti fermi senza stipendio è una cosa un po' brutta, un po' parecchio brutta. 5 anni e mezzo. Con contratti regolari rinnovati mensilmente, ogni mese un rinnovo, sì. Arrivato al quinto mese ci fermavano, un mese fermo e poi si ripigliava un'altra volta. Io credevo di sì, credevo e ci speravo. Passiamo adesso alla provincia, la Valdelsa. Il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, annuncia la totale riapertura della circolazione stradale su via Montenero e via Trento, ma l'opposizione polemizza, vediamo. Entro domani mattina sarà aperta di nuovo la circolazione stradale su via Montenero e via Trento, chiuse parzialmente a seguito dell'apertura di una cavità. Poco prima delle 13 arriva la comunicazione del sindaco David Bussagli via Facebook. Il riferimento è alla voragine che si è aperta ieri in una zona centrale di Poggibonsi e che, anche inevitabilmente, diventa benzina sul fuoco dell'opposizione. In ordine temporale il Partito Indipendentista Toscano ad esprimersi sulla vicenda, definendo insostenibile la situazione che stanno subendo i cittadini che lavorano e vivono nel centro storico, con strade pericolose e innumerevoli lavori. Il PIT si dice sconvolto dai problemi che la città sta affrontando, ultimo dei quali lo sprofondamento del terreno in prossimità di Piazza Mazzini, esattamente tra via Montenero e via Trento. Dura la presa di posizione anche di Simone De Santi di Insieme Poggibonsi, che parla di tragedia evitata per un pelo. Questa amministrazione pensa ad opere faraoniche senza senso come Piazza Mazzini e non si cura della tutela e dell'integrità della città. De Santi, che aveva già aspramente criticato il progetto di rigenerazione di Piazza Mazzini, dice che le strade di Poggibonsi sono pericolose, questa è la verità, mentre per il segretario della Lega Valdelsa Riccardo Galligani c'è una mancanza di manutenzione e che prima di fare progetti straordinari e grandiosi, spesso in fretta e furia senza ascoltare i cittadini, sarebbe il caso di manutenere ciò che si ha. Ancora a Valdelsa, i carabinieri hanno arrestato alla stazione di Poggibonsi uno spacciatore di origine marocchina, stava nascondendo in una siepe 100 grammi di hashish.
I carabinieri hanno arrestato uno spacciatore marocchino di 25 anni mentre stava cercando di nascondere circa 100 grammi di hashish in una siepe. È accaduto alla stazione di Poggibonsi, dove i militari, che stavano agendo in abiti civili e non in uniforme, hanno sorpreso il giovane uomo nel tentativo di far sparire le sostanze stupefacenti che in quel frangente aveva con sé. Il 25enne, pregiudicato e non nuovo a reati del genere, aveva la sua piazza di spaccio proprio nei pressi della stazione ferroviaria, dove solitamente si riuniscono alcuni giovani proprio con l'intento di acquistare e consumare sostanze stupefacenti. Insomma, un vero centro di ritrovo in cui poter comprare oppure vendere droga. Così i carabinieri, impegnati in una serie di servizi finalizzati al controllo dei luoghi maggiormente interessati dall'esodo estivo, hanno sorpreso lo spacciatore mentre stava disperatamente infilando in una siepe la quantità di hashish che aveva. L'uomo, tratto in arresto, è stato ristretto nella casa circondariale di Siena ed è a disposizione della Procura della Repubblica. Un'operazione dei militari che si somma ad una fitta rete di controlli che riguardano il Chianti Senese e la Val d'Elsa in un periodo turisticamente di alta stagione. Per questo, grande attenzione da parte delle forze dell'ordine a scali ferroviari, centri storici e luoghi caratterizzati da una maggiore presenza turistica. E spostiamoci adesso in Val d'Orcia. A Pienza è scontro tra il sindaco Fabrizio Fè e il parroco di Pienza, Don Andrea. Il sacerdote infatti ha negato di poter fare riprese al Duomo di Pienza per la prossima stagione della fiction I Medici. I dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. Dopo l'ira del parroco di Pienza, Don Andrea, di qualche giorno fa, nasce una vera e propria diatriba tra il sacerdote e il primo cittadino di Pienza, Fabrizio Fè, un po' alla Peppone e Don Camillo. Tutto è iniziato quando la settimana scorsa una compagnia teatrale arrivata a Pienza dall'Umbria va in scena nella piazza Pio II con lo spettacolo Gesù Superstar. La chiesa diventa così un punto di appoggio e finisce per essere trasformata in una sorta di camerino, dove gli artisti si cambiano e lasciano gli abiti di scena. Artisti che vengono sorpresi nel Duomo, secondo il sacerdote, in atteggiamenti e situazioni non compatibili al luogo sacro in cui si ritrovano. Così, quando arriva la richiesta della Lux Vide per l'utilizzo del Duomo nelle riprese in chiesa della fiction Medici 3, Don Andrea, dopo aver rappresentato le sue intenzioni al vescovo, dice un netto no, mettendo nero su bianco la sua decisione. Quando la notizia viene resa nota, il sindaco e tanti cittadini, tra cui albergatori, commercianti e comparse, esprimono la loro contrarietà rispetto alla decisione del sacerdote, visto che la fiction rappresenta un grande motore pubblicitario per rafforzare l'immagine di Pienza e dei suoi capolavori artistici nel mondo, oltre a rappresentare lavoro per alberghi, bar, ristoranti, viste le oltre 70 persone tra operatori, attori, registi presenti. Il sindaco Fè per questo aveva fissato per lunedì scorso un faccia a faccia proprio con il parroco infuriato per cercare di trovare una soluzione che potesse accontentare un po' tutti, ma Don Andrea, inizialmente resosi disponibile al confronto, ha deciso all'ultimo di non presenziare all'incontro per un impegno improvviso. Neanche nella giornata di ieri c'è stato un contatto tra i due, infatti Don Andrea non ha intenzione di fare alcun passo indietro rispetto alla propria decisione. Una bella gatta da pelare per il sindaco Fè, perché se non si dovesse sbloccare la questione, probabilmente tutto il cast potrebbe scegliere di andare altrove, provocando un danno sia d'immagine che economico alla nota località valdorciana. E adesso lo sport. La Robur ancora attende la graduatoria sui ripescaggi per la Serie B. Sentiamo in merito le parole del direttore dell'area tecnica. Nel tardo pomeriggio di ieri, Anna Durio, presidente della Robur Siena, e il direttore area tecnica Davide Vaira hanno incontrato i giornalisti. Durante l'incontro si è parlato della questione ripescaggi. I due hanno chiesto che sia presa una decisione in tempi rapidi. Siamo stati in silenzio ad aspettare, però ora è il momento che ci dicano che, come dice tutta Italia, siamo terzi in questa benedetta graduatoria dei ripescaggi e quindi partecipiamo al campionato di Serie B, perché qui non siamo più, cioè, voglio dire, abbiamo una squadra che, lo vedete anche voi, i disagi che questa situazione ha creato, perché abbiamo fatto ritiro praticamente con un mezza Beretti. Domenica siamo andati a giocare a Chiavari e poi alla fine... Non è che ci conoscete, non è che a noi ci piace fare brutte figure e perdere, no? Non siamo obiettivi, siamo andati a Chiavari in una situazione di emergenza e di fuoco, anche da un punto di vista psicologico non è facile per il mister, per lo staff, per i giocatori non sapere in quale categoria, voglio dire, siamo. Quindi, per amor di Dio, aspettiamo tutti veramente l'ufficialità, perché a questo punto manca solo quella, però è il 7 d'agosto,
Le nuove norme dicono che il mercato finisce il 18. Voglio dire, noi fare un campionato di Serie C o fare un campionato di Serie B, se permettete, qualcosina cambia. 11 giorni mi sembra un lasso di tempo abbastanza breve, quindi vorremmo sapere il campionato a cui partecipiamo. Tutto qua. Ancora Robur, ancora tempo di mercato, appunto, proprio come ha ricordato il direttore tecnico, molti giocatori nel mirino del direttore sportivo bianconero. Vediamo. Muove sul mercato la Robur Siena nonostante l'incertezza per quanto riguarda la categoria di appartenenza. Piace ai bianconeri Davide Voltan, classe 1995, ex Feral Pisalò, esterno offensivo sulle cui tracce. Sono anche la Lucchese, il Cittadella e il Brescia. Dalla Roma arriva invece un no secco per la richiesta di prestito del Siena per Andrea Marcucci, centrocampista classe 1999 di proprietà dei giallorossi. Michele Di Gregorio invece, in caso di ripescaggio in B, potrebbe accasarsi a Siena. Il portiere scuola Inter è corteggiato però anche da Perugia e Pescara. Si aprirebbero così le strade per una possibile cessione dell'estremo difensore Pasquale Pane. Per Marco Imperiale invece manca solo l'ufficialità, il terzino sinistro classe 1999 arriverebbe a Siena in prestito dall'Empoli dopo un anno e mezzo a Catanzaro e il finale di stagione trascorso proprio a Empoli, dove ha esordito per la prima volta in Serie B. In uscita invece il Gubbio, militante in Serie C, è interessato a Campagnacci. Adesso la Menzana, nuovo arrivo in casa Menzana, sarà aggregato alla squadra Andrea Del Debbio. Intanto l'associazione Io Tifo Menzana convoca un incontro fra il primo cittadino e la famiglia Macchi. Sentiamo il servizio di Andrea Rati. Un altro arrivo in casa Menzana. Sarà infatti aggregato al gruppo di coach Moretti Andrea Del Debbio, talento lucchese nato il 15 febbraio 1999, prodotto del settore giovanile del centro mini basket Lucca, che arriva in prestito per un anno. Del Debbio, un'ala, nelle ultime due stagioni ha militato in Serie C Gold e l'anno scorso, con la squadra allenata da coach Piazza, terza al termine della stagione regolare dietro alla Virtus Siena e al Basket Firenze ed eliminata in semifinale playoff dalla PL Livorno, ha giocato 31 partite, mettendo a refetto 341 punti, con il 50% da 2 e il 36% da 3. È stato anche il secondo miglior rimbalzista della Geonova, con 204 palloni catturati sotto i tabelloni, e il migliore della squadra lucchese per valutazione. Nel corso del 2017, il classe 99 è stato convocato nella nazionale Under 18, allenata da coach Capobianco, mentre la scorsa estate ha fatto parte della nazionale di 3 contro 3, allenata da Marco Calvani. Ho già parlato con coach Moretti, con il direttore sportivo Marruganti, ha dichiarato Del Debbio, e sono felicissimo per quella che sarà la mia prima esperienza fuori casa, dopo aver giocato sempre a Lucca. Ho sempre visto la Menzana come il top, e questa è un'opportunità importante per me, può essere un trampolino di lancio. Metterò tutto me stesso in questa avventura. Ed era questa la nostra ultima notizia, adesso vi lascio alla TV della memoria, una replica del programma, della trasmissione e poi alle 22:15 la replica del nostro TG. È veramente tutto, un saluto dalla redazione di Radio Siena TV.